Allora, il video di oggi sarà su come iniziare a disegnare in digitale. Le cose da dire sono tantissime. Se desideri iniziare a disegnare con il tuo PC o con uno strumento digitale e ti stai chiedendo come fare per iniziare a disegnare in digitale, allora sei nel video giusto. In questo video ti spiegherò quello che devi sapere per iniziare a disegnare in digitale, cosa serve, cosa fare e cosa non fare assolutamente. Io all'inizio pensavo che la tavoletta grafica, o comunque adesso lo vedremo in questo video, fosse sufficiente. Cioè credevo che una volta comprata la mia tavoletta avrei avuto già tutto bello e pronto. E invece no, non è stato assolutamente così. Purtroppo è stato complicato, soprattutto perché non avevo nessuno che mi potesse spiegare cosa fare, cosa non fare. Ho commesso diversi errori, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono passati 15 anni e adesso sono qui in questo canale che ho creato apposta perché desidero proprio condividere la mia passione del disegno digitale con tutti voi e cercare nel mio piccolo di aiutarvi a imparare e migliorare nel disegno digitale. Quindi vediamo subito quali sono gli strumenti che ti serviranno per iniziare a disegnare in digitale, così potrai partire fin da subito con il piede giusto e disegnare senza stress. Per iniziare a disegnare in digitale ci servirà innanzitutto lo strumento per farlo. C'è anche chi utilizza il mouse, ma se sei qui significa che vuoi qualcos'altro. Quindi procediamo. Possiamo infatti scegliere fra diverse tipologie di strumenti. La prima è la tavoletta grafica, che può essere con e senza schermo. Poi abbiamo il tablet e l'iPad. Adesso vediamo comunque come funzionano e le principali differenze. In commercio ce ne sono davvero tantissimi e soprattutto per chi inizia è molto difficile capire da quale iniziare, quindi quale scelgo. Spesso mi sono messa le mani nei capelli perché anch'io non sapevo proprio da dove iniziare, quindi ma cosa scelgo fra tutti questi strumenti e soprattutto una volta che ho scelto lo strumento, quale modello fa per me. In questo video non vedremo i vari modelli che ci sono in commercio, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. Quello che voglio fare invece è lasciarti un elenco delle varie opzioni disponibili, alcuni pro e contro di ciascuno di questi strumenti e quello che consiglio io per chi sta iniziando. Non il modello, ma la categoria. Se ti interesserà approfondire poi questo argomento sulle varie tipologie di tavolette grafiche, tablet e iPad, allora ti consiglio, dopo che avrai visto questo video, di andare a vedere il mini corso gratuito che ho preparato, si chiama Sblocca il digitale in 5 step. È un mini corso gratuito di 5 video dove vediamo nello specifico anche diversi modelli di tavolette grafiche, tablet e iPad e spiego anche quale potrebbe essere più adatto alle tue esigenze in maniera più approfondita. Dopodiché c'è anche un corposissimo webinar dove disegniamo e coloriamo un personaggio completamente in digitale. Se sei all'inizio, però, è importante prima conoscere quali sono gli strumenti per disegnare in digitale, che vediamo all'interno di questo video insieme a vari pro e contro. E solo in un secondo momento iniziare a cercare quale potrebbe essere il modello giusto per voi. Quindi, come dicevo prima, il mini corso gratuito, trovi il link sotto a questo video, potrà aiutarti. Iniziamo quindi dagli strumenti e partiamo con la tavoletta grafica. Partiamo dalle basi. Cos'è una tavoletta grafica? La tavoletta grafica è uno strumento con il quale potete disegnare con la vostra penna digitale, e qui ci torneremo fra poco, osservando in tempo reale il vostro disegno sullo schermo del PC. Quindi è indispensabile possedere un PC per poterla utilizzare. Anche un portatile andrà bene, purché sia abbastanza potente. Esistono infatti diversi modelli di tavolette grafiche e a seconda di quella che sceglierai cambierà anche il modo di disegnare. Inoltre esistono anche diverse misure, quindi diverse dimensioni delle tavolette grafiche e dovremo scegliere quella più adatta a noi. La distinzione principale delle tavolette grafiche è suddividerle in tavolette grafiche senza schermo e tavolette grafiche con schermo. Già qui iniziano i primi dubbi per chi inizia, quindi quale scelgo fra queste due tipologie? Per evitare che il video diventi troppo lungo, proverò a sintetizzare partendo innanzitutto dalle tavolette senza schermo. Questo tipo di tavolette sono le più economiche solitamente, quindi se siete indecisi se il disegno digitale fa per voi, forse potrebbe andare bene iniziare con questo tipo di strumento. Eventualmente potrete investire più avanti, quando sarete più sicuri di voler disegnare in digitale, su un altro tipo di tavoletta grafica. Un'opzione potrebbero però essere anche i tablet, che ce ne sono di fascia bassa abbastanza validi per iniziare, ma ne parliamo dopo. Poi le tavolette senza schermo sono più resistenti, quindi se avete la mano pesante con il disegno potrebbero essere più adatte per voi, ma uno svantaggio è che richiedono più tempo per adattarsi, perché bisogna disegnare sulla tavoletta
mentre si guarda sul PC, che all'inizio è una sensazione strana e scomoda per chi inizia. Adesso invece vediamo le tavolette grafiche con schermo. Queste fanno certamente più gola, e vi capisco. Sono infatti i modelli di tavoletta grafica più apprezzati quando si vuole iniziare a disegnare in digitale. Queste tavolette infatti sono dotate di schermo integrato, quindi è possibile disegnare direttamente sulla tavoletta grafica. Quindi un primo vantaggio è che è più semplice abituarsi al passaggio dalla carta al digitale, perciò per chi inizia è meglio, diciamo. Il tratto è più preciso e si fanno meno errori, soprattutto perché disegnare guardando direttamente lo schermo sul quale si disegna è un validissimo aiuto, e per chi inizia questa cosa può essere molto importante. Questo tipo di tavolette poi hanno prestazioni più elevate, solitamente, rispetto a quelle senza schermo, e all'inizio questo aspetto per chi ha appena iniziato a disegnare in digitale può non interessare, ma a lungo andare invece diventa un discorso importante. Un difetto è che sono più costose rispetto alle tavolette senza schermo e spesso superano anche il valore dei tablet e a volte anche quello dell'iPad. Ricordiamoci però una cosa molto importante. Per poter utilizzare le tavolette grafiche, sia quelle con schermo che quelle senza schermo, è necessario possedere un PC oppure un portatile, purché sia abbastanza potente, e installare il programma di disegno più adatto, che vedremo ora proprio avanti in questo video. Ci sono anche alcuni modelli di tavolette grafiche che fungono anche da PC. Non le ho inserite all'interno di questo video semplicemente perché sono veramente molto molto costose, e personalmente per chi inizia a disegnare in digitale è un grosso investimento, quindi consiglio di orientarsi verso altre cose. Ma quindi, quale è meglio utilizzare per chi inizia a disegnare in digitale? In realtà dipende. Dipende dal budget, dalle vostre preferenze e dallo spazio che avete a disposizione sulla vostra area di lavoro. Se siete indecisi su quale fra queste due tipologie di tavolette grafiche può fare il caso vostro, vi consiglio di dare un'occhiata a questo video, dove vi racconto la mia esperienza con la tavoletta grafica senza schermo e con schermo e alcuni tips e consigli. Adesso passiamo a un'altra categoria, ovvero tablet e iPad. A differenza delle tavolette grafiche, questo tipo di strumento, quindi sia il tablet che l'iPad, non hanno bisogno del PC per funzionare. Per poterlo utilizzare è necessario semplicemente installare l'applicazione o comunque il programma di disegno scelto e utilizzare la penna digitale. Ci arriviamo dopo in questo video, tranquilli, adesso vediamo tutto. Dal momento che non hanno bisogno di essere collegati al PC per funzionare, si possono portare liberamente in giro. Quindi io, per esempio, utilizzo l'iPad, che in questo momento sto usando quello, sul divano. Quindi quando non ho voglia di disegnare sulla mia scrivania, mi metto comodamente sul divano e utilizzo l'iPad. Tranne quando faccio video tutorial. In quel caso, invece, utilizzo la mia postazione di lavoro. Una domanda che mi è stata fatta molto spesso è meglio usare il tablet o l'iPad? Anche in questo caso la mia risposta è uguale come per le tavolette grafiche, ovvero dipende. Dipende innanzitutto dal vostro budget, generalmente l'iPad costa molto di più del tablet, ma anche e soprattutto dall'uso che ne farete, perché esistono anche dei tablet molto efficienti che sono perfetti per disegnare in digitale e richiedono un budget molto inferiore rispetto a quello che servirebbe per comprare un iPad. Esistono infatti dei tablet che sono molto efficienti e quindi perfettamente adatti al disegno digitale, quindi bisogna considerare diversi fattori, ma adesso ne vediamo alcuni. In sostanza, un vantaggio di questi strumenti è che possono essere portati tranquillamente in giro. Non hanno bisogno del PC per funzionare, quindi potete utilizzarli anche se non siete nella vostra postazione di lavoro, però hanno un'autonomia limitata, quindi nel momento in cui si scarica la batteria non potete più disegnare, perciò ricordatevi sempre di caricarlo quando avete finito di fare la vostra illustrazione, così da averlo sempre pronto. In più sono meno potenti rispetto alle tavolette grafiche. Questa invece è un'eccezione per i modelli di tablet e iPad di fascia alta, anche se qua forse avrei dovuto inserire fascia molto alta, perché ci sono alcune tavolette grafiche che in realtà hanno prestazioni davvero tanto potenti e è difficile eguagliarle, quindi diciamo fascia molto alta.
Se siete curiosi di vedere che cosa utilizzo io per disegnare in digitale, in questo video, che lascio qui in sovraimpressione, vi mostro qual è la tavoletta grafica e l'iPad che utilizzo io, vari pro e contro e la mia esperienza di utilizzo. Adesso parliamo finalmente della penna digitale. Si tratta di uno strumento indispensabile per riuscire a disegnare in digitale. Ovviamente c'è anche chi utilizza il mouse, ma se sei in questo video significa che non vuoi utilizzare il mouse. Qui vorrei partire con una piccola premessa, perché bisogna fare attenzione al tipo di penna digitale che scegliamo, perché non tutte le penne digitali funzionano correttamente su tutti i modelli di tavolette grafiche, tablet e iPad. Una regola che ho sempre applicato in questi 15 anni di disegno digitale e che consiglio caldamente è quello di scegliere una penna digitale che sia della stessa marca del tablet, iPad o la tavoletta grafica che state utilizzando. In questo modo non sbaglierete. Partiamo dal principio. Cos'è una penna digitale? La penna digitale è uno strumento a forma di penna, o quantomeno ci si avvicina, è un pochettino più grande, che possiamo utilizzare per disegnare sulla nostra tavoletta grafica o sul tablet o l'iPad. Generalmente queste penne digitali sono più spesse di quelle normali e alcuni modelli sono dotate di punte differenti, ma la base è sempre quella di una penna. Il suo uso principale, come avrete certamente capito, è quello di permettervi di disegnare in digitale, simulando il movimento che fareste con una penna o con una matita, per esempio. Inoltre, le penne digitali vi consentono di lavorare con la pressione, ovvero di ottenere tratti più o meno spessi a seconda di quanto premerete sullo schermo. Ora, attenzione, perché questa cosa è importante. Su internet negli anni ho trovato tantissimi video che mostravano come crearsi una penna digitale fai da te. Se volete un consiglio da una persona che disegna in digitale da più di 15 anni è questo: non fatelo. La tavoletta grafica è uno strumento davvero molto delicato. Rischiare di rovinarlo in questo modo, secondo me, è davvero un peccato. Se ti interessa approfondire la tematica del disegno digitale e vorresti migliorare, ho creato un mini corso gratuito dove, attraverso 5 video, ti aiuterò a conoscere e mettere in pratica fin da subito le strategie migliori per disegnare e colorare in digitale. In più, ci sarà anche un corposissimo webinar dove ti svelerò passo dopo passo il metodo che seguo io per realizzare e colorare i miei personaggi. Trovi il link sotto a questo video. Ora, prima di passare all'ultima parte, che saranno i programmi di disegno digitale, ho bisogno di approfondire un aspetto leggermente più tecnico ma fondamentale, ovvero i driver. È la prima volta che ho sentito questo nome, io pensavo al videogioco Driver, che, insomma, la PlayStation 1, credo di avere consumato il CD. So che per chi inizia queste sono tante informazioni. All'inizio anche io stavo impazzendo perché non ci capivo più niente, però fidatevi che è davvero importante conoscere queste cose. Partiamo dalla base. Cosa sono i driver e a cosa servono? Dalla definizione di Wikipedia, che trovo adattissima, troviamo che la parola driver indica l'insieme di procedure software, spesso scritte in assembly, che permette ad un sistema operativo di pilotare un dispositivo hardware. Parole semplici. Se non avete il driver, la vostra tavoletta non funzionerà. Detta in maniera ancora più semplice, diciamo che i driver servono al computer per capire che stiamo utilizzando una tavoletta grafica e una penna digitale, appunto per disegnare in digitale. I driver li riconosciamo perché, una volta installati sul nostro dispositivo, presentano un'interfaccia di questo tipo. Attraverso queste schermate, che variano a seconda del modello e della marca che sceglierete per la tavoletta grafica, avrete la possibilità di configurare al meglio lo strumento digitale e iniziare subito a disegnare. Non preoccupatevi, perché di solito i driver sono inclusi con la vostra tavoletta, solitamente vi daranno un link per scaricarli, oppure potete scaricarli anche dal sito ufficiale della vostra tavoletta grafica, mentre se utilizzate un tablet o un iPad, questi driver saranno già inclusi all'interno del vostro dispositivo e non dovrete fare nulla. Ora passiamo alla parte più bella che stavate aspettando dall'inizio di questo video, ma l'ho messa apposta alla fine perché era importante dire anche le cose precedenti. Ovvero il programma di disegno digitale. Quale utilizzare? Infatti non si può iniziare a disegnare in digitale se non si ha il programma per farlo. Qui arriva un altro dilemma per chi inizia. Quale scelgo fra tutti questi programmi? Qual è più adatto a me?
soprattutto perché ce ne sono tantissimi, sia gratuiti che a pagamento. Io all'inizio ho fatto una mega cavolata che mi vergogno a ripetere in questo video, perciò se siete curiosi ne parlo all'inizio di questo video che vi lascio in sovraimpressione, dove vi mostro anche quali sono, secondo la mia esperienza personale, i migliori programmi per disegnare in digitale, oltre ai vari pro e contro che ho trovato utilizzandoli. Quindi diciamo che una volta che avrete terminato di vedere questo video, vi consiglio di andare a guardare questo video sui programmi di disegno digitale e successivamente, se volete approfondire, vi ricordo anche il mini corso gratuito Sblocca il digitale in 5 step, dove andremo a vedere proprio i vari modelli di tavoletta grafica e cercheremo di capire quale può essere più adatto alle vostre esigenze. E siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero davvero che vi sia stato utile, ma soprattutto che vi abbia aiutato a fare chiarezza su come fare per iniziare a disegnare in digitale. Qui in sovraimpressione vi lascio altri due video che spero possano essere interessanti per voi, oltre al video sui programmi di disegno digitale che vi consiglio di dare un'occhiata. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like per supportare i miei contenuti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!